Eccoci qua al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, stanno arrivando le volanti per omaggiare ancora una volta i Vigili del Fuoco che hanno subito una grave perdita l'altra notte. Tre Vigili del Fuoco morti in un'esplosione di origine dolosa. Eccoli qui le volanti, che insieme ai vigili del fuoco intervengono in situazioni difficili e in situazioni di estrema criticità. Eccoli qua, eccoli entrare in fila all'interno del comando provinciale dei vigili del fuoco a omaggiare quelli che sono i vigili del fuoco. E noi ci siamo, eccoli qua. Vedete, si dispongono anche l'elicottero sullo sfondo e qui i vigili schierati. C'è anche la Nibbio, e adesso l'omaggio ai vigili del fuoco. Mazzo di fiori. Seconda sezione volanti. Attenti! Vanno a depositare il mazzo di fiori. Intenso qui sono questi. Un mezzo dei vigili del fuoco è uscito sicuramente perché è chiamato. Ecco la stretta di mano e l'abbraccio fra poliziotti e vigili del fuoco che molto spesso operano insieme, ve lo dicevo prima, in situazioni molto difficili, molto critiche, dove gli altri scappano, loro tornano indietro per intervenire al rischio della propria vita. Ecco Totò La Russa che stringe la mano. Ecco, le divise sono diverse, ma gli uomini nella loro individualità hanno lo stesso scopo.
quello di difenderci, di proteggerci, di aiutarci in quelle che sono le situazioni difficili, e ce ne sono durante la giornata ovunque. Ecco, queste strette di mano hanno un significato notevole. È un po' lo spirito dei due corpi che si trasmette. Sullo sfondo l'elicottero a omaggiare sopra di noi, poliziotti e vigili del fuoco che si stringono la mano, e questo è il gioco di squadra che si chiama Stato, che si chiama Patria, che si chiama Italia, che in questo caso si chiama anche Reggio Calabria e si chiama anche Nino Candido. Adesso l'omaggio è stato reso. Vedete anche sullo sfondo dei civili lanciare tre vigili morti nell'esplosione, ma soprattutto Nino Candido. Che l'autonoma russa sale su Ranibio e adesso sicuramente si avviano ad uscire dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Questo 6 novembre 2019, Reggio Calabria, un momento di omaggio che le volanti hanno voluto donare ai vigili del fuoco di Reggio Calabria, e in particolare a Nino Candido. Eccoli qua che lasciano il piazzale, le moto e le macchine.
Reggio Calabria, 6 novembre 2019, l'omaggio delle volanti, anche l'elicottero dietro di loro ai vigili del fuoco.